Ecco la C o C, dipende. Eccola qui. Facciamo la minuscola che è identica alla sua sorellona, ma è solo più piccola. E mi raccomando, come sempre, deve stare dentro al quadretto. E q minuscola è da questa parte, e anche questa, come la P, è una letterina che scende giù. Mi raccomando, non confondetela con la P, la sua pancia è dall'altra parte. Ora c'è la g di gatto che è la g minuscola è una lettera che scende anche giù, scende e fa il giretto, il manico dell'ombrello. ed ecco a voi la nostra amichetta muta l'h la fatina eccola qui facciamo l'h minuscola che parte dall'alto scende giù è alta due quadretti e fa così quindi mi raccomando alta due quadretti